Questa mattina lo stivale elettrico è a Cuneo per visitare la filiale demo. Entriamo! Con Fox & Parker, il partner specializzato per la gestione del credito commerciale nel vostro settore, potrete tutelare i vostri crediti con gli strumenti più affidabili. Questa filiale qui è molto storica, è un punto molto grosso in questa zona qui, quindi no, la clientela arriva un po' dappertutto, quindi raccogliamo sia la parte di Mondovì, Fossano eccetera eccetera, che tutta la parte del Cunese prettamente, quindi tutta la zona limitrofe, tutti i paesi vicino, quindi Centallo, Busca, Dronero, Caraglio, tutta quella parte lì bene o male la conosciamo decisamente bene. Siamo un po' più lontani dalla zona di Borgo e Boves, che sono un po' più su. Tutto il resto più o meno si serve da noi, abbiamo un flusso al banco abbastanza elevato, gestiamo parecchio materiale di rotazione proprio nell'uscita diretta, io oltretutto mi occupo anche di quello, cioè nella gestione di cosa stocchiamo nel magazzino e cosa andiamo a proporre alla clientela, cosa spingiamo e cosa muoviamo. Il magazzino demo di Cuneo è sito nella frazione Madonna dell'Olmo, siamo ai margini della città, del capoluogo della provincia. Occupa uno spazio di 1500 metri quadri, in gran parte dedicati al bancone e allo stoccaggio delle merci. Ci lavorano 22 collaboratori, divisi tra venditori interni e esterni, impiegati e ovviamente addetti al banco. Piacere Andrea Stoppa. Che fai qui? Venditore interno, tecnico commerciale, tutto fare. Ok, sono Stefania Perrone, faccio la facente funzione del capo area. Quindi quando lui non c'è mando avanti le pratiche. Delfino Tiziano, io ho la fortuna di ricoprire la carica di area manager. Buongiorno, sono Luca Lingua, lavoro qui alla demo di Cuneo, sono un venditore esterno, seguo dei clienti. Buongiorno, sono Barbara Ferraris, mi occupo di finanziario. Sono Alessandro Isaia, come ruolo sono un banconista. No, nome e cognome Giuseppe. E che fa qui? Banconista. Buongiorno, sono Elisa Reineri. Sono un venditore interno, quindi inserisco ordini, preventivi, rispondo al telefono per eventuali verifiche giacenze. Lavoro alla demo e se lo dico qua è un nome conosciuto e quindi già intuisce che sono nel settore elettrico. Come mansione mi occupo del banco, lavoro al banco, quindi servo i clienti quando arrivano, faccio una prima accoglienza, un primo approccio con i clienti e servo i clienti abituali che si forniscono nel nostro punto vendita. Che interesse per quanto riguarda la domotica in questo, diciamo, in questo territorio, già dai primi tempi che la domotica col sistema Mayome, diciamo, è uscita sul mercato proponendo questa tipologia di sistema applicato al civile, diciamo, alle abitazioni, terziario. Cerchiamo di progettare ambienti di interno ed esterno per accontentare i clienti, sia il privato che l'installatore o studi di progettisti, e cerchiamo di dare il nostro supporto con la nostra professionalità. Svolgo appunto attività di commesso, si prepara ordini, serve clienti, si spedisce materiale, si gestisce il magazzino, ricezione merci, anche la cortesia ovviamente. Thank you.
Come sono i clienti della provincia di Cuneo? Riteniamo che i clienti della provincia di Cuneo, rispetto alla media, diciamo così, della clientela a cui Demo fa riferimento, abbiano due caratteristiche peculiari che li contraddistinguono. Uno è certamente la fidelizzazione e la storicità con l'azienda, che si protrae, addirittura abbiamo diciamo, casi di tre generazioni successive che sono sempre ancora clienti Demo. L'altra, credo che la zona dia, dal punto di vista della correttezza finanziaria, un dato migliore rispetto a quello che è la media, sia azienda che del territorio che rappresentiamo. XF6 10A, 6 euro. Plafoniera Z34, 43 euro. Sì, sono il più veloce aggiornatore di anagrafica al mondo, sai? 222 articoli in 43 minuti. 23.475 articoli aggiornati con un enter. Mai più senza listino Metel. Cliente ovviamente va servito il meglio possibile, quindi giustamente ha bisogno di avere i materiali il più presto possibile e anche avere la qualità prezzo, diciamo, no? Quindi che sia combaci il tutto. Allora, le priorità in questo momento per i nostri clienti sono i servizi. Cioè, c'è stata un'evoluzione in questi anni che ha fatto sì che i magazzini che erano disponibili presso i clienti siano o molto diminuiti, addirittura in alcuni casi spariti, e quindi il cliente chiede alla distribuzione di sopperire a questo aspetto, cioè avere il materiale pronto nel momento in cui serve. Questa è una cosa, se posso dire un parere personale, che è un aspetto vincente per Demo, proprio legato alla territorialità e alla copertura che abbiamo sulla nostra provincia. Perché viene a comprare la Demo? Beh, se viene qua vuol dire che si fida. Sì, mi fida e mi... Diciamo che mi fida e mi trova bene. Da quanti anni compra qui? Ho cominciato nel 77 col primo padrone, sono ancora qua. 40 anni. Demo prima era Cuneo, eh? C'era la Elettro, sì, mi pare che si chiamasse. No, già prima da Elettro sì, 44 anni. Mi trovo bene. In che senso? C'è un po' di tutto, un buon servizio, poi è comodo da dove sono io. Ah, sia la professionalità del personale, anche come prezzi, come... sempre trovato bene. Ma no, mi trattano bene, mi fanno, mi seguono, quello che tu guardi la telecamera, io guardo la telecamera. Beh, quando... cioè, cosa vuol dire che mi trattano bene? Mi trattano bene, nel senso che bisogna di qualcosa, cioè anche un consiglio, qualsiasi cosa, me lo danno. Ho bisogno di del materiale, ce l'hanno abbastanza subito, al telefono mi rispondono, però io mi sono sempre trovato bene. Se cercano quello che cerco, se non sanno si informano e mi trovo bene, via. Allora c'è il prezzo, poi c'è anche il personale, che il personale anche conta molto perché se ti trovi d'accordo bene o tu vai d'accordo è anche più facile. Sì, è abbastanza veloci come, anche se non hanno magari subito il pezzo, cioè nel giro di un giorno o due, hanno un cambio che gira. Nel giro di un giorno se c'è arriva o qui o a casa, se qualcosa da ordinare comunque arriva anche molto in tempi brevi. E per quello vengo qua. Perché è comodo come, cioè nei luoghi dove mi trovo, comodo rispetto alla mia ditta, e poi mi trovo bene. Cosa vuol dire si trova bene? No, son gentili, son preparati su quello che mi serve.
Il lavoro, diciamo che anche qui ha sofferto, come diciamo in altre zone, una crisi che si sente come da tutte le parti. Quello che forse mitiga un po' questo aspetto è proprio il rapporto che abbiamo con i clienti, che è molto storicizzato. Tenga presente che diciamo così, gli operatori demo, sottoscritto compreso, hanno una presenza in azienda che in alcuni casi supera il trentennio. Io lavoro in azienda dal 1980. Ecco l'email del produttore. Adesso la stampo e vediamo che cosa mi ha confermato. E qua ce ne sono una trentina arrivate via fax. Grazie, ma le guardo dopo. Ah no, ma questa qua era di ieri, ne è sfuggita. Adesso devo avvisarli che arriva tra due settimane. Sì, ma se invece della carta della mail avessi usato le conferme Metella, quest'ora avresti già le differenze del gestionario. Io sono Monica Panero, mi occupo del settore illuminazione della demo. Buongiorno, sono Roberto Magnaldi, faccio parte dei banconisti della demo di Cuneo di Madonna dell'Olmo. Io sono Bruno Ripado, faccio il venditore interno. Buongiorno, sono Marco Peano, io seguo la parte delle vendite interne e sono un supporto per i venditori esterni. Buongiorno, sono Enrico Pellegrino e sono un agente Nasarco. Buongiorno, sono Alessandro Merigi. Sono Marco Mina e mi occupo delle vendite esterne per la filiale di Cuneo. Francesco Della Corte. Che fai qui? Sono commesso impiegato banconista. Demo Cuneo, buongiorno, sono Laura,